Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Angela Cardamone, che è la responsabile nazionale per quanto riguarda la Calabria, soprattutto della Lega Italiana, Lega Italiana Sclerosi Sistemica, perché poi tra l'altro è una cosa molto particolare, ci spiegherai tu adesso di cosa si tratta. E proprio in anteprima, perché il 30 giugno 2018 a Catanzaro, dalle 9 alle 14, ci sarà una giornata dedicata all'informazione e prevenzione della sclerosi sistemica progressiva. Angela, spiegaci innanzitutto come hai scoperto tu di essere, diciamo, portatrice di questa patologia, e spiegaci anche di cosa si tratta e di questo evento, diciamo, importante che si svolgerà proprio fra qualche giorno. Salve a tutti. Allora, io sono Cardamone Angela e ho 41 anni compiuti a maggio. Sono mamma di una signorina di 18 anni e una di 14. Mi sono accorta di non stare bene perché i primi sintomi erano proprio il fenomeno di Raynaud, che è il primo sintomo che si manifesta con, appunto, come malattia autoimmune. Da lì è stata fatta la prima diagnosi, che è una capillaroscopia, che non è nient'altro che un esame che viene fatto sull'unghia, e da lì vedono i capillari. Il mio, diciamo, percorso in questa malattia autoimmune è iniziato realmente, diciamo, nel 2013, ma già dal 2001 avevo questi sintomi, perché io ho avuto un'ischemia, poi ho avuto una paralisi del sesto nervo dell'occhio, ho avuto diverse complicazioni anche durante la seconda gravidanza, infatti poi ho avuto un cesareo, però non si è mai capito bene che cosa stava succedendo nel mio corpo. Il fenomeno di Raynaud è una cosa importantissima, è il primo proprio campanello d'allarme, è da lì che poi partono proprio tutta la diagnosi, che comprende poi quello che è la sclerosi sistemica. La sclerosi sistemica è una malattia autoimmune, è invalidante, può portare anche alla morte, è una malattia molto rara. Nella sua rarità, diciamo così, comunque negli ultimi decenni sono tantissime le persone che vengono poi scoperte portatrici, diciamo, di queste malattie autoimmuni. La sclerosi sistemica ha sicuramente colpisce tutti gli organi vitali, questo c'è da dire, alcune volte in modo proprio mortale, altre volte invece si riesce a convivere con questi dolori, con questi acciacchi, chiamiamoli così, e sopravvivere quello che è la giornata. Ci sono giornate in cui una persona che ha la sclerodermia vive tranquillamente, senza problemi, e ci sono dei giorni in cui una malata di sclerodermia non riesce neanche ad alzarsi dal letto. Quindi ecco, io dico sempre che sicuramente la medicina migliore è quella sicuramente di mai ammalarsi il cervello, la testa, perché comunque la mente è una cosa importante, lavora tantissimo sul sistema immunitario. Sicuramente ci sono delle cure, non si guarisce dalla sclerosi sistemica, si convive con questi dolori, si sopravvive, e si deve avere la forza e il coraggio di affrontare tutte le difficoltà che giorno per giorno arrivano, ecco. Io ci tenevo anche a sottolineare un discorso, che comunque l'incidenza, almeno da quello che si evince, è ultimamente molto nel sud. Sì. Dicevamo che riguarda 25.000 persone, per la maggior parte donne, e che comunque forse, perché sono degli studi ancora in atto, la prevalenza di questa malattia è su soggetti esposti a polveri di silicio o solventi organici. Quindi comunque si sta studiando, al momento magari una terapia definitiva non c'è, però la ricerca la sta facendo da padrone. Sì, diciamo che ci sono dei vasi dilatatori, che non sono altro che fluidificano un po' il sangue, giusto per evitare queste trombosi, queste ischemie proprio a livello vascolare. Come dicevo prima, una prevenzione, noi abbiamo organizzato appunto con la Lega sulla sclerosi sistemica, con questa associazione di Milano, noi l'abbiamo creata, l'abbiamo voluta fortemente qua in Calabria, perché non esisteva, più o meno da un mese e mezzo. Stiamo lavorando già in regione per far sì che chi come me, io sono portavoce di queste persone, io e altre persone che mi stanno aiutando,
è la prima giornata che viene fatta. Il 30 giugno viene festeggiata, tra virgolette, quella che è la giornata sulla sclerosi sistemica mondiale. Quindi per noi è la prima volta che all'ospedale pugliese Ciaccio un'equipe medica si offre a fare questo esame di capillaroscopia, un esame importantissimo di prevenzione, appunto, sì, gratuitamente, appunto per cercare di studiare più che possibile. Poi ripeto, sicuramente ci sono delle accortezze, ci sono delle cose che vanno poi approfondite, però l'esame della capillaroscopia è il primo esame importante per far sì che partano poi tutto quello che è l'esame degli accertamenti poi che devono essere fatti in un secondo momento. Angela, leggevo che nel volantino c'è scritto: per effettuare l'esame è necessario presentarsi con unghie completamente prive di smalto, quindi chi volesse comunque giorno 30 giugno 2018 dalle ore 9 alle ore 14 presso l'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio deve comunque avere le unghie non con lo smalto, quindi parliamo di donne che magari vogliono affrontare questo esame, e quindi presentarsi quella mattina per avere gratuitamente questa capillaroscopia, giusto? Sì, capillaroscopia. Devono avere le unghie perfettamente pulite, perché un residuo di smalto può far sì che l'esame capillaroscopico non venga letto bene, perché andando a vedere proprio è come un'ecografia, una piccola ecografia fatta sull'unghia, quindi è perché lì che si concentrano tutti i vasi che vengono poi a stabilire se c'è o no una malattia autoimmune. Quindi ecco, io spero che ci sia tanta partecipazione, abbiamo avuto tantissime telefonate, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far sì di accontentare un po' tutti. Ci sono dei pazienti che, diciamo, chi ha telefonato al numero sono stati selezionati, perché non certamente chi ha dolore alle mani deve avere una malattia autoimmune. Ci sono dei sintomi dei sintomi proprio importanti, che sono le mani fredde, sono le mani che cambiano colore, dal bianco diventano viola, addirittura diventano blu. Ci sono le ulcere che vengono fatte, poi si creano proprio sull'unghia, quindi si aprono queste, proprio delle infezioni proprio sulle dita. Quindi ecco, non necessariamente chi ha male, diciamo, dolore alle mani deve per forza avere una malattia autoimmune. Assolutissimamente no, sono queste le prime, diciamo, i primi sintomi che ti fanno fare già una prima, diciamo così, selezione di quello che è chi deve fare questo esame. Quindi ecco, per questo noi cercheremo sempre di portare avanti la nostra diciamo attività in regione. Abbiamo avuto già due tavoli tecnici in regione, ce ne sarà un altro fra un 15 giorni. Siamo, diciamo così, l'associazione è una cosa importante sul territorio, quindi io chiedo a chi ancora non è associato alla Lega Sclerosi Sistemica di farlo, perché serve a noi che comunque abbiamo queste patologie a far sì che comunque venga studiata ancora di più, perché si dice appunto malattia rara, ma più si va avanti negli anni più ci vediamo che anche bambini piccoli hanno queste patologie, quindi è una cosa importantissima appunto per scoprirla prima possibile. Angela, prima di lasciare appunto spazio al tuo appello, quindi a essere presenti il 30 giugno, questo sabato, sì, praticamente 2018, presso l'ospedale Pugliese Ciaccio dalle 9 alle 14, diciamo anche che la Lega Italiana contro la sclerosi sistemica ha la possibilità di ricevere il 5 per 1000 dell'IRPEF, e che soprattutto si può donare versando sul conto corrente postale, che comunque andrà in onda in sovraimpressione, 193-8274, appunto per dare un contributo proprio fattivo alla ricerca contro la sclerosi sistemica. E comunque tutte le informazioni sono presenti sul sito www.sclerosisistemica.info, e in ogni caso troverete almeno in zona Angela Cardamone, che è sicuramente pronta a rispondere alle vostre domande, sia come persona direttamente coinvolta che come referente nazionale. Quindi Angela, invitiamo le persone che ci stanno ascoltando in questo momento a venire numerose per conoscere questa patologia, e soprattutto per diciamo dare loro la speranza che la ricerca sta proseguendo e che comunque non sono soli in quanto ci siete voi. Assolutamente no, noi siamo le persone che figuriamo queste malattie in Regione Calabria, perché fino adesso nessuno si è esposto per creare proprio un'associazione. Io sono diversi anni che faccio terapia in ospedale, inizialmente l'ho fatto una volta a settimana, poi ho
l'ho fatta una volta ogni 12 giorni. Non è una cosa semplice, perché per chi va in ospedale dalle 7 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, 4 e mezza, 5 e mezza, dipende un attimino da come si evolve la situazione, perché è vero, noi andiamo lì, ci attacchiamo a questi macchinari, ma poi durante le ore non tutti ci sentiamo bene, quindi bisogna diminuire la velocità, sono dei vasi dilatatori che vanno inseriti nel nostro corpo con una lentezza unica, perché comunque sono forti, sono pesanti, quindi anche a livello psicologico in reparto si vive una pesantezza, certo. Ci sono delle persone che entrano in depressione, persone che fanno la terapia e piangono perché non ce la fanno più. Io ho dato sempre quello che è un po' di felicità, di simpatia in quello che è nel reparto, e quindi da lì loro si sono molto legati a me, io mi sono legata tantissimo a queste persone, e quindi da lì ho detto bisogna fare qualcosa. Negli ultimi 2 mesi, 3 mesi mi sono arrivate 2 ragazze giovani, dove io ho spronato anche loro dicendo: io sarò portavoce, ma voi siete le persone giovani, siete voi che dovete darmi una mano per fare questa cosa, perché io oggi ci sono, domani non so come andrà a finire, quindi voi dovete essere la forza, voi dovete prendere, dite che guardate me e vedete la forza, e quella forza la dovete prendere e farla vostra, perché è così che si crea un gruppo. Poi va bene, diciamo che nell'ospedale il personale è un ottimo personale, si lavora benissimo, i medici sono preparatissimi, c'è un lavoro di sinergia, c'è c'è proprio amore tra il dottore e quello che è il paziente. Quindi ecco, io ho fatto solo da tramite, unire queste persone e cercare di creare un gruppo per far sì che la Lega Italiana Sclerosi Sistemica avesse anche un'associazione in Regione Calabria. Quindi io, fino a quando potrò, sarò sempre pronta e disposta a combattere i diritti di tutti gli ammalati, ma in modo particolare di noi che lottiamo tutti i giorni. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Decollatura.